Peugeot l'ultimo triennio ha rinnovato completamente la propria gamma, l'ha rinnovata dal punto di vista stilistico con nuovi modelli ma anche a livello di contenuti. Primo fra tutti l'iCockpit, che ridisegna completamente l'interno della vettura. Lo fa con un volante di dimensione ridotta, con un quadro strumenti in posizione rialzata, con un touchscreen e poi altri contenuti tecnologici sempre in funzione della qualità della vita e del benessere a bordo del guidatore e della sua sicurezza, Active City Brake, Grip Control. E adesso lo vogliamo raccontare in maniera diversa, soprattutto facendo provare, grazie a questo tour, l'esperienza di guida vera e propria tradizionale, affiancandola a un'esperienza innovativa, i primi a farlo attraverso la tecnologia Oculus, per far vivere veramente in una realtà immersiva il piacere a bordo delle vetture e la nostra tecnologia. Ciao, benvenuto in un mondo dove la tecnologia è un'emozione nuova. Tra un attimo te ne accorgerai e ti assicuro che dopo niente sarà più lo stesso. Quando Peugeot mi ha chiesto di raccontare tre storie, di fare tre piccoli film per la realtà virtuale, ho subito pensato che era una bellissima idea, soprattutto se si doveva parlare di tecnologia Peugeot, perché penso che non ci sia modo più efficace di parlare di tecnologia usando un supporto tecnologicamente così avanzato. Poi la cosa interessante era chiaramente dal punto di vista registico. Sono quattro telecamere che riprendono a 360 gradi in orizzontale e in verticale. Chi fa l'esperienza è il protagonista dell'avventura, cioè lui ha una visione totale dal punto di vista lato passeggero. Sia io che Paolo Andreucci parliamo continuamente con lui, quindi cerchiamo non solo di farlo sentire il protagonista dell'avventura, ma anche di indirizzare la sua attenzione su quelli che sono i punti fondamentali rispetto alla narrazione. Adesso guarda dietro. Sì, sì, girati. La vedi quella scatola? Dobbiamo portarla a destinazione. Ho guidato la 208, la GT, che come macchina è veramente ti dà delle emozioni, perché non solo assetto e freni, ma anche un motore, un 1.6 turbo, che ti attacca al sedile ad ogni uscita di curva, non solo di seconda marcia ma anche di terza e di quarta, per cui un motore brillante che ti consente di avere una guida sportiva e divertente. È stato bello, interessante, con Stefano accanto è stato tutto più facile. Grazie. Best Technology Tour partirà l'11 marzo per concludersi dopo 7 tappe in giro per l'Italia il 24 aprile a Treviso.